festa della donna e quest'anno la mimosa di Severino per il calcio, ovviamente. Sicuramente sì, è la seconda edizione e quest'anno abbiamo avuto il piacere anche di riavere con noi Enzo Scartoni con la sua karaoke e poi anche Maria Assunta Gori, che è un personaggio storico del mondo canoro aretino. Una giornata importante per il calcio in quanto tutto il ricavato andrà allo Scudo, acronimo di cure domiciliari ai malati oncologici. Quindi ancora una volta il Calcit sta facendo qualcosa di diverso da tutti gli altri e per la solidarietà noi siamo sempre pronti per qualsiasi cosa. E quindi proponete queste mimose, qui la siamo in piazza Sagliano. Offerta libera, la mimosa chiaramente è della, una pianta magnifica, quella a casa di Severino nella parte più alta di Arezzo, una mimosa stupenda che tutti gli anni, da 2 anni mette a disposizione del Calcit. Infatti noi stamattina abbiamo faticato non poco per coglierla, per diciamo così ornarla con questa bella meravigliosa carta e poi consegnarla in offerta alla cittadinanza aretina. Non è abituato a lavorare, lui, Carlo, si è trovato un po' di difficoltà per coglierla. La musica di Enzo Scartoni. Sì, la musica di Enzo Scartoni come sempre, fa un piacere sempre collaborare con il Calcit perché purtroppo è una realtà che più o meno tutti ne avremo sempre. Ne abbiamo bisogno, non personalmente, però anche praticamente familiari, come anch'io, come è successo. E allora, una festa della donna con la solidarietà, sì. E non solo la festa. Appunto, io sono venuta per questa nobile causa e anche a nome di tutte le donne a cui faccio gli auguri, non solo oggi, ma tutto l'anno, ovviamente. Queste mimose vanno bene? Sì, sì. Vanno benissimo e poi per il calcio ti va sempre bene. Fabio, siamo sempre noi, ma se non ci fossero questi amici del calcio come Michelina e come Luciano Paoletti, il dottor Luciano Paoletti veramente è sono loro che da dietro praticamente fanno tutto. Noi siamo l'iceberg, figuriamo noi, ma dietro abbiamo veramente dei validissimi collaboratori. Viva il calcio e viva le donne. Viva il calcio, viva le donne e viva la mimosa. Viva e viva Maria Assunta Gori che oggi è con noi. Grazie.